Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati per una nuova ricetta. Oggi siamo in questa fantastica location alla cantina Mezzacane nell'Oltrepò Pavese e mi trovo proprio nella sala Anfore, una stanza veramente magica perché come potete vedere qui sotto i miei piedi c'è il vino che riposa e fa le prime fasi, quindi fermentazione e invecchiamento, una tecnica molto antica che appunto qui hanno deciso di riutilizzare. Per la ricetta di oggi, visto che nel tutorial precedente sono andato a disossare un pollo, andremo a fare un bel pollo ripieno. Per il ripieno del nostro pollo avremo bisogno di 300 g di macinato di maiale, un uovo, 50 g di castagne che ho cotto già prima in forno e tritato finemente, 50 g di albicocche secche e del pane, due fette di pane in cassetta ammollato nel latte. Iniziamo quindi con la preparazione della nostra farcia. Andiamo quindi a mettere il nostro macinato di maiale, le castagne e le albicocche. Aggiungiamo le due fette di pane in cassetta che ho ammollato in del latte, lo strizziamo bene, mi raccomando, e andiamo ad aggiungerlo. Aggiungiamo un uovo intero. Ci manca solo un pochino di rosmarino tritato finemente, andiamo a tritare velocemente e andiamo ad aggiungere appunto alla nostra farcia. Andiamo a mescolare bene la nostra farcia e a renderla il più omogenea possibile. La nostra farcia è ben mescolata. Assaggiamo, giusto per capire di sale, aggiungiamo ancora un pizzico. E siamo pronti. La farcia è pronta, la mettiamo da parte e prendiamo il nostro pollo. Come vi ho detto, trovate il tutorial per disossarlo sul mio canale YouTube, così potete farlo voi. Se no, potete anche chiedere al macellaio di darvelo già disossato. Andiamo a staccare i filetti in questo modo. Uno e 1, 2 e li andiamo a posizionare al centro del petto dove non c'è la carne. Eccoci qua. Andiamo ad aprire le cosce in questo modo, incidiamo e le appiattiamo così. Dobbiamo quindi ottenere una superficie il più omogenea possibile, senza buchi, senza parti dove c'è solo pelle e non c'è carne, non c'è la polpa del nostro pollo. Ora che abbiamo insaporito bene il pollo, possiamo iniziare ad aggiungere la farcia. Andiamo quindi a mettere la nostra farcia al centro del pollo. E adesso arriva il bello, adesso abbiamo fatto tutta la parte più semplice, adesso dobbiamo andare a chiudere il pollo e a legarlo. Quindi, in questo modo, saliamo con una parte prima e poi le alette le teniamo esterne e chiudiamo l'altra parte in questo modo qui. Una volta chiuso il pollo, andiamo a coprirlo con delle fette di pancetta. Le tiriamo leggermente e andiamo a coprire così, avvolgendo il pollo. Una volta messa la pancetta e abbiamo coperto tutto il nostro pollo, iniziamo la legatura. Iniziamo chiudendo le estremità, quindi prendiamo il nostro spago da cucina, facciamo un doppio nodo, giriamo due volte per fare un nodo normale e andiamo così a chiudere le estremità stringendo bene. Una volta chiuse le due estremità, andiamo a legare tutto quanto il nostro pollo. Andiamo a bloccare bene le nostre alette, come prima cosa. Giriamo, vedete, lo spago in questo modo. Facciamo passare il pollo all'interno e stringiamo. Mi raccomando, deve essere ben tirato. Il pollo è legato, abbiamo chiuso tutto quanto,
Ovviamente ogni 2 cm mettiamo uno spago in modo tale che in cottura non si vada ad aprire. E ora possiamo concentrarci sulla cottura. Mi sono portato avanti con una preparazione, ho tagliato 2 carote, una cipolla e una gamba di sedano, così, grossolanamente, e andiamo ad adagiarvi il nostro pollo. Spostiamo le verdure verso il pollo. 2 spicchi d'aglio in camicia, diamo una leggera schiacciata, li mettiamo sotto il pollo, mettiamo del rosmarino, sempre il più vicino possibile al pollo, da una parte e dall'altra, e qualche foglia di alloro. Irroriamo bene il nostro pollo con dell'olio extravergine d'oliva e lo massaggiamo in modo tale che sia uniformemente unto, così. Saliamo leggermente la parte esterna per ottenere una pelle il più croccante possibile. Siamo pronti per passare alla cottura. Ora abbiamo 2-3 passaggi molto importanti. Forno preriscaldato a 180 gradi. Andiamo ad infornare e dopo 15 minuti andremo ad aggiungere un paio di mestoli di brodo di pollo che ho qui fatto precedentemente. Teniamo sempre controllato il nostro pollo e ogni circa 15-20 minuti controlliamo e aggiungiamo del brodo nel caso in cui tutto il brodo sia evaporato. Tenendo sempre umida la base e quindi una camera del forno umida, andremo ad ottenere un pollo ben umido all'interno, perché vogliamo una crosta ben croccante e un interno umido. Quindi ricapitoliamo, 180 gradi, circa 2 ore di cottura. All'interno dovrà raggiungere una temperatura superiore ai 60 gradi. Se avete un termometro, quindi controllate la temperatura interna. Se non avete un termometro, con uno spiedino di ferro o comunque qualcosa di appuntito di metallo, andremo ad infilarlo all'interno e dovrà uscire bollente. Ora non ci resta che aspettare. Abbiamo circa 2 ore di cottura e poi andremo a realizzare il contorno. Quindi delle patate al forno e poi con le verdure che abbiamo messo appunto alla base del nostro pollo e il grasso che andrà a rilasciare il pollo e la pancetta, andremo a realizzare una salsa di accompagnamento. Eccoci qua ragazzi, sono passate 2 ore, ho fatto 1 ora e 30 di forno a 180 gradi ventilato, aggiungendo il brodo ogni quarto d'ora e dopodiché gli ho dato circa una mezz'oretta di grill e infatti abbiamo ottenuto una bella superficie croccante. Le verdure alla base della teglia, quindi sedano, carote e cipolla, le ho frullate aggiungendo un goccino di brodo ed ho realizzato questa bellissima salsa che vi assicuro è buonissima. Fantastica. Wow, perfetto, guardate che bello umido come butta fuori ancora i suoi succhi. L'ho fatto riposare circa 15 minuti e siamo perfetti. Ragazzi, la cottura è perfetta, è rimasto bello umido e guardate l'interno che bello, l'albicocca, la castagna. Andiamo a trasferirlo su un bel tagliere da portata, in questo modo. E voilà, guardate che spettacolo, mamma mia, non potete capire il profumo, veramente, è magnifico. Ragazzi, il pollo della domenica è pronto. Pollo ripieno con castagne, albicocche e una farcia di maiale. Lasciate un commento al video se vi è piaciuto, mettete mi piace e soprattutto fatemi sapere com'è andata la vostra prova. Buon appetito e alla prossima ricetta!